What's up guys? Io sono Christian, marzo è finito, quindi sono qui con il preferiti del mese di marzo, ovviamente. E ho deciso di creare delle categorie nel quale mettere prodotti e o cose, giusto per non rispondere a certe domande a cui avrei dato sempre la risposta no. Allora, categoria makeup. Mi ha fatto impazzire, mi continuerà a fare impazzire il Tanta Comparte di L'Oreal. Me l'avete pure visto in azione nella Foundation Routine. Se non l'avete vista ve la lascio giù linkata nell'info box e ce l'ho anche su adesso. È veramente un fondotinta che a me fa impazzire. Mi fa impazzire il suo finish, lascia respirare la pelle, ha una copertura media oppure è anche modulabile, perché rispetto a con che cosa lo si stende può raggiungere certi gradi di coprenza, e soprattutto è idratante, che anche se la pelle si lucida dopo aver messo la cipria dopo un po' di ore, a me non dà l'effetto lucido ma dà semplicemente l'effetto luminoso, e io non so che magie compia, però mi fa impazzire. Quindi se cercate un fondotinta che lasci respirare la pelle, che abbia una media coprenza, che magari idrati le vostre parti secche del viso, quindi è adatto per persone da pelle secca e o mista, non troppo grassa, non ve lo consiglio, perché è composto dal 75% di crema idratante, quindi meglio di no. Quindi sì, promossissimo. Altro prodotto makeup che adoro utilizzare in combo con quel fondotinta è il NYX HD Photogenic Concealer, che me l'avete visto anche in azione sempre nella Foundation Routine, ce l'ho su anche adesso. Correttore che mi fa impazzire in combo con quel fondotinta, perché quel fondotinta lì è leggermentissimamente un po' più giallo, mentre questo correttore qui è leggermente rosato, quindi riesco a bilanciare i colori e ottenere il mio colore di pelle, quindi adoro. Altro prodotto makeup è questa beauty blender di Kiko. È una buona beauty blender, quindi se passate da Kiko e non avete una spugnetta per il make up, compratela perché è molto buona. Poi in assoluto l'ho comprato una o due settimane fa, però mi ha fatto impazzire, è il Morphe M510 e non M510 come dicevo io. È il pennello perfetto per l'highlighting, cioè è veramente le setole abbastanza fitte ma non troppo ampie, e veramente per stendere l'highlighting è veramente qualcosa di favoloso. Allora, capi d'abbigliamento, sì, capi d'abbigliamento, me lo vedete indosso ora, questa camicia rosa di H&M, l'ho presa a Lecco, quando sono andato a Lecco. E sì, l'ho pagata, se non sbaglio l'avevo pagata 10 euro, boh, non mi ricordo, però veramente una camicia che mi fa impazzire. Sì. Sì. Accessori, allora, accessori, mi è piaciuto tantissimo questo, ok, questo setting qui oro lampadario, mi piace moltissimo, l'ho preso da Sub 2, sempre quando sono andata a Lecco, e l'ho pagato 3 euro, mi si è rotto praticamente subito, perché io devo stringere i cosini perché sennò non mi stanno dentro al naso, però è ancora vivo e sì, mi piace. Altro accessorio è questo cappellino in finta pelle di H&M, e me l'avete pure visto nell'immagine di anteprima del Scorched Earth Makeup Tutorial Smokey Eyes o quello che ho scritto, non mi ricordo, e l'ho pagato se non sbaglio sui 5-6 euro, forse 9, non mi ricordo, scusatemi. E quando l'ho visto ho fatto no mio. Altro cappellino a visiera curva è questo qui, che me l'avete pure visto nella Eyebrow Routine. È questo cappellino bianco qui, naturalmente lo metterò solo per i tutorial o per occasioni in cui non mi si vede la scritta dietro, perché questa scritta dietro qui mi fa particolarmente cagare, ma il davanti no, quindi ok, va bene, mi piace. Come scarpe, questo mese mi sono piaciute tantissimo le mie Superstar, queste qui tutte bianche, e non so perché ma le ho messe più del solito, quindi sì, possiamo definirle le preferite del mese. Pettinatura del mese, allora la pettinatura del mese sarebbe questa, ma naturalmente ogni volta che faccio un preferiti del mese ho i capelli troppo lunghi, quindi
Caspiterina. Prodotti capelli, non ho niente che mi abbia fatto impazzire questo mese, quindi sì. App del mese direi certamente Instagram, se non mi seguite sono dam.t. E sì, mi piace molto, questo mese l'ho usato particolarmente tanto, quindi... Cosa più bella del mese? Allora, cosa più bella del mese? Naturalmente il raggiungimento dei 100 iscritti è veramente wow, per me è wow. E sì, questa è una delle cose più belle, e altre cose bellissime che mi sono successe sono le varie risposte e o i like che mi hanno dato makeup artist famosi che io seguo sul mio profilo Instagram, quindi ho sclerato parecchie volte questo mese di marzo, quindi... Cosa più brutta del mese? Allora, la cosa più brutta del mese in assoluto che mi è capitata sono state le afte. Ma verso gli inizi di marzo mi sono venute delle afte in bocca che mi hanno fatto di un male devastante, non riuscivo a parlare per niente. E un'altra cosa che mi ha fatto malissimo è... Fa schifo, ma è così. È un brufolo... gigante sulla guancia che mi è uscito così tac da un momento all'altro e mi ha fatto un male bestiale, e non vorrei mai che mi ricapitassero queste cose, quindi descrivi con una parola il mese. Soddisfacente, possiamo dire soddisfacente, perché sono soddisfatto di me stesso, sono soddisfatto del lavoro che sto facendo sia su Instagram, che vi ripeto, se non mi seguite sono dam.t, e sia su YouTube, perché sto piano piano riuscendo a prendere la mano con l'editing eccetera eccetera, e pian piano sto spulciando vere canzoncine qua e là, quindi sì, lo definirei soddisfacente. Benissimo, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, ringrazio chiunque sia rimasto fino alla fine del video. Se il video vi è piaciuto cliccate un mi piace, iscrivetevi al canale, e sì, grazie a tutti.